davanti a Peter, mi stacca sempre a corsa. E tu sono pronto per me. Antonia! Antonia! Antonia, te sì! Ma so qua, so qua, ma sei è? Lì sempre tranquillo. Ma come quel che è? È in quella posta! Ma sicura che è in quella posta? Sicura, sta tranquilla! Beh, perché? L'onorevole, les arrivés? Se, usai per me un attimo e partì, non proprio che sarà qua. Ma mi raccomando, che te ne fai questi figli, perché la mia nomina Sandy, la entra su me. Oh dai, vuoi tutti santo che Sandy tocca te? Se, prima continuare a tutti fuori baiò. Adesso, le sente so vince, e il problema più grosso è che partì la poggia. Vince? E il fiore della bandiera? Se, proprio lo, una mia creatura. E mi sembra che so come più sicuro di Garzò. Invece, usare di vedere una vepra. Ma è l'onorevole o sei buffet? L'onorevole. L'onorevole è buffet è qua. Se l'intervento dell'assemblea una rivolta come quel pe. Solo che bisogna che si informa. Quindi, adesso comunque, non è un po' raffreddere. Quindi, che te ne fai garabì, No, no, no. Perché sennò è proprio la volta che ti ammalverne. No, sta tranquillo, sta tranquillo. Ascolta, che testa va là? Qui, se no, non è di Gattervile, Te va là, va là. Ah, onorevole, venga avanti, lei? Sì, salve, salve. Allora, come va? È mia, mia, mia. Con Vincenzo le cose sono state sistemate. Gli ho ricordato di certi permessi avuti in passato e ha capito che non gli conveniva insistere. Gli altri cercherò di convincerli questa sera in assemblea, perché questa influenza la ne aveva. Ma avevi l'influenza e pu ha finito tuo spitture! Malato! Ciutì! Ma porca miseria! E pu! Adesso facciamo i miei mori! Antonia! 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 Sì? Antonia, vedi avanti, questo è un onorevole. Ora, vai tu che cosa chiede, ne so, un caffè, un tè, dai. Desidera qualcosa? No, no, non si preoccupi, non si disturbi, grazie. E se, questa sarebbe la tua moglie. Se, è la mia moglie, perché? No, niente, mi insegua. Ma io scurde la valigia con tutti i documenti dove partivo. Ti dispiacerebbe andarmela a prendere? Andarci ci andrei io, però potrei raffreddarmi. Oh, voilà! E dimmi! Buono, anzi, ammazzi qua, stessi qua, e stessi qui! Mi raccomando, tratta il ben e non contraddir mai, perché sennò è proprio la volta che ti mandano, Non sta preoccupando. Allora, vieni. Vai, stai tranquillo, qui, pensa me. Vabbè, vieni subito. Così, lei sarebbe la moglie. È un vero peccato. Ma perché è un peccato? Ma perché una donna come lei potrebbe aspirare a molto di più. Con sta pelle, con sti due occhi, con sta figura. Ma con un pensa più sé che con tutta la donna a Roma. Hai posti piacere proprio me. Ma sì, a Roma ne ho quante ne voglio. Con me un pis di buon prodotto la mia terra. Un pis da pela classato per sgamatura. Oh, un cuschema onorevole, ciò. Però, Lola da sapere che le zombie si nina per fare una fardosò. E su se scherzo, fu dopo se giasta. Oh, ciò, un pomino fardosò da fatta. Troppo tardi, mia cara. Ha soldato un bulò. Oh, non avrà mica la febbre. Sì, io la febbre per te. Oh. E adesso sta a te a fare una passeggiata e tambù che mi via la voce. Ma me so saposi fe. Venga là che ti spiego me. Ma grande la camera da letto, Ma sì, lo e so. E lei ha solo una donna sposata. Ma lo so, ma tanto sei sposata con lui. Senti che mi sta già calando la voce. Potrebbe andare via la cosa da far per colpa tua. Voi. Per colpa mia? No. Allora andiamo. Andiamo. Andrea, chissà come si accetta. Onorevole,
Ma la borsa non l'ho mica trovata. Adesso fa, a domanda dell'assemblea, savo, qui nascondino, ma è che per carità di vita è troppo madda qua tende a Roma. Però voi, l'ole è onorevole, se vuoi qui nascondino, lui dirà che stai che su. Adesso andrò a destra qua. No? A qua, che è fuori anche chiusa, no? Non può essere. A qua? No, qua che è il telefono. Qua non è mica l'onorevole. E ora allora, ti no, la paga la chiamata da lei. Ma mi piace il telefono. No, 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 muovala. 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 La paga non è che frega la mia moglie. Muovala. Non so così, onorevole! Avanti che vita sopra in cammino, parlando, mi tiri! Guardi che se va via la voce e me ne insendi a mamma, con meglio effetto a mamma! No, 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 ancora un po' ce l'ho, ce l'ho! Spirama, spirama, e poi guardi che, ma scusa per la memoria, tra le tante furbe, lì chissà che te ne rapisce! Già tutto dimenticato, non ti preoccupare. Ah, merce, piuttosto, merce. La mia borsa l'hai trovata. No, guardi me, guardi in corpo fisico, ma la borsa non l'ho mica trovata. Allora adesso andiamo all'assemblea tu due. Poi dopo tu ti fermerai a cercare la mia borsa e mi torni qui ad Alfonsena. Guardi, piuttosto che ti ho trovato fino a fare mattina, guardi, stavolta la trovo. Ma sono sicuro, 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 sicuro. Bene, adesso. Allora andiamo che ho sfatter, dai. Uè. Quel che vuol dire è un amico d'appoggio, eh? Se pure è onorevole. La storia la durezza è quella. Pudò. Andrea, senti come fa più eletto. Non so c'è per con l'onorevole. C'è l'onorevole, ogni potere più andare in casa. Del resto. Dai che mi farà dare Bruno, fa più lente potere. E ho di che completamente la sua fabbrica. E quattro morti, alla sei un vigliacco stabilimento a che la zero di suo figlio Carlo. Quella stella rovina di una massa zetta, compresa quella di mio figlio pure. Che se desidera mandare su ma, qui è Gemma che fa il contadino, era manca fatica che ne andè in fabbrica. A malcorto ancora pure. Era c'è contento quando ti aveva tolto e pareva che avesse trovato chissà che. Invece Freppa fa 4 giorni in fabbrica, sempre per colpa da sua moglie, di zitta te, che invia per dei sciotta, dei sciotta. Come? Ci vede che pensi? Ci sarà una ragione, no? Ci fa? Sicura che lei è.
al setto che ha fatto si te dà? Gli tengo lei, no? Oh no, il setto della macchina? Ma va, da cucè? Ma no, l'automobile, oramai il lato, solo a noi tra la vera perché c'è disgrazie. Non può, mi dici che si lascio qua che c'è un operare che sta da fare partire avanti per fare che bella sciuffa meia e brombe metto sempre fatte per assai. A critica sputava anche tutti in te, no? Ah, va là. Ecco come ci tani ambizione, ci vecchi, ecco quel ci. Doma nudera, e cammina sempre avanti. Te invece ci fermo. Non è la sciofferma, manca me, la sciofferma. A sciofferma tu una donna guerra, andate voi a sciocamminare. E putto scelta te, sto con quel cacciato. Facciamo fatica a arrivare in chiave me, figurati come una macchina da pagare. Se però, con una piccola straordinaria, agli affari sono. Ma qual è quel piccolo straordinario che ho fatto autore e sono qua che c'ho da buttare via? Qual è l'autore straordinario? Oh, oh, lei che tenta non vuol più bene. Oh, 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 no, non è che me ne voglio bene. Oh, 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 come che sono sgraziata. Da non vuol più bene. Ora sono sgraziata. Paga tu la mano. Oh, e mi pare come ci bomba! Sono patacca, no? E va che si che fa autori, a pagare tu la mano. Fare tante scene, comprerei fra tante cose le più belle che ho visto. Oh, allora te l'hai proprio tutta? Puoi scappare, stanni sai che mi parte fare qualunque cosa. Oh, e vorrei dire che anziché fai autori e non ero offendici, ti dimmo che non divertisci andare a lavorare. Però adesso, lascia che la metta dentro. Ma là. Perché non ci vuole mandarla? La macchina? No, ho capito, è che pure a me mandarla là in Cirenaica, in Tescia Biondi, caro Armea, ne so se sono buon, però sta tranquilla e fidati di me. Ciao! 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 Signora Campagna! Oh, mi dica signora cittadini! Ma allora, anche voi comprerete la TV? La TV? Ma sì, ormai ce l'hanno tutti, vede? Anche noi! Ah, certo che c'è ancora qualcuno che va al bar a vederla, ma sa, la gente che conta poco si distingue sempre. Ha proprio ragione, signora cittadina, mi scusi, stanno bussando alla porta. La saluto allora, la saluto, arrivederla, arrivederla. La saluto. Sempre da pochi. Ah, ho capito, eh? Ti scorso no, ancora con la signora Sittadiver, eh? Sicura! E l'hanno fatto capire che noi, qua, per colpa della tua fissazione, a campè come disgrazie, e invece, a potrei su sparagnè e stemei. Oscia! E con che me hanno conosciuto? E con che me hanno conosciuto? Con prendere la TV! Ah, ti ragiono, non
scoprono la televisione e sparagliano. Ma sati! Sati, che costa un cappello al baio, sati! O perché te gli fai bene tu conto. Perché se te consideri che tutta la volta che te la deve in te va, un son che gustina in te va, quel 5 di mese, facendo tutta la somma, avendo la TV, le ho sparato. Ma va! Al bar, che fa che te ti mangiai dormire e lavorare, al bar! Te sono un mio padre! Allora sei fatta! Me, te, a me, te, a me! Te mi pensi! Oh, oh! Guarda per me! Te ti viene a pure! E me guarda per me, tu vedi in casa! Dopo per me! Sei subversivo! Oh, oh! Sei per qua, ma non è regalo per me! Oh, oh! Te sei qua in sì! Oh! Oh. Non più mette, mette di pespio, ci une questa. Ci une questa. Vabbè, facendo la vaga a due giorni, senza di contenta, te trasvestite qui là, Allora la vaga a fare due giorni, Infatti, una massa, vaga la pure allora, Ciao, ciao! Ciao, amore, ciao! Ma te no? Ti sentirò, ti coprirò, mi devi rompere. E allora, come la vedi tu? Signora Campagna? Oh, mi dica, signora cittadini! La sala novità! Ciutta finestra! Sta sentendo la strofa sgrassita! Sta chiedo, sta chiedo! Sta facendo filo, sta chiedo! Sai se la mia la fado paroli? Sarà la mia la fado paroli, se ogni parola che la fa un toccafè d'ori e più! Tocca a te, tu mi fai che tocca a te! Mi scusi, signora cittadini, stavo dicendo che noi andremo a vivere in città. Sa, preferiamo andare ad abitare dove c'è la crema della società. Sono molto contenta per lei, signora cittadini, certo sarà una bella spesa per voi. Ma cosa dice mai? Mio marito ha acceso un mutuo trentennale che alla fine gli viene a costare meno dell'affitto. Una sciocchezza! Sa, mio marito per gli affari ha sempre avuto un sesto senso. Oh, ma c'è il geometra, sta arrivando. Mi racconterà tutto in particolare e io li racconterò a lei. Non vediamo l'ora! Presto, signora. Bravo, arrivi. Salve, geometra! Buonasera, signor Tutto bene? Buonasera, geometra. Saluti a casa, Arrivederci. Arrivederla. Buonasera. Di nuovo. Nemmeno tutta quella dice la signora Cittadin l'hai ragione, accendendo un mutuo appunto adesso mandestene canuita la insite come chi fa tutta la zeta come Tuesday, no? Svelte nuita voi avè di baiocche da butteria, per pagare la fetta c'è, no? Nuita avè di baiocche in ti capelli, e io starei qua, strascine di baiocche, e pu, e tra che, qui è neanche da di un'età quel che, purtroppo, qui è chi ha il sesto senso per gli affari, qui è chi ha sul senso, te pure è
sempre avuto un sec. No! Guarda, perché fa conto che adesso sia quant'è il casciorbo. E tu cavalli, la manda tu cavalli, andrò a fare 4 giorni e c'è già contenta, te la disgrazita che tra! Una cadettina in ferita, una moglietina, giovane carina tale quale come te, se potessi avere, mille lire al mese. Signora Campagna, allora mi dica, come le sembra essere andata ad abitare in città? Ah, signora cittadini, siamo veramente contenti, oh, sa? Certo, abbiamo incontrato molte spese che non ci aspettavamo, ma mio marito ce la sta mettendo tutta, certo. E un po' alla volta anche noi ce la faremo. Mi scusi, sa, sta suonando il telefono. Prego, prego. Pronto? Sono la signora Campagna. Ah, è lei, signor direttore? Buonasera. Mi dica, signor direttore, come? È successo qualcosa a mio marito? Ma cosa? Ah, si è addormentato. Beh, signor direttore, cosa vuole? Sta facendo 14 ore, poveretto. Sono cose che possono succedere, no? La pressa è rimota. Una piadina. 10 milioni. Ma cosa vuole che mi interessi, signor direttore, se ci sono 10 milioni di assicurazione? Ma signor direttore, ma mio marito è morto! È morto mio marito, signor direttore! Signora Campagna, ha finito di telefonare? Signora Campagna, mi sente? Ha finito di telefonare? La sento Volevo dirle che sa, per adeguarsi al nuovo ambiente bisogna comprare tutto quello che serve per essere idoneo a tutto quello che è il nuovo della città. E quindi mio marito ha fatto una pazzia. Mi ha comprato una pelliccia da 2 milioni. E lei, signora Campagna, ha mai pensato di comprarsi una pelliccia? Sì, mi comprerò una pelliccia anch'io. Ma non sarà una pelliccia da 2 milioni, come si comprano i morti di fame, come lei. Ma una pelliccia da 10 milioni, come fanno le vere signore. Ma, mi scusi, la mia pelliccia è da pelliccia di marmotta. E la sua? Di che pelle è? La mia è fatta con la pelle di mio marito. Vuoi scorrere mezza minora che do, l'hai stata breve, l'hai grande sul fiore, la fa stugge, però la poteva tirare la corda fino a che ponte, pure il fiore. Ma sapete in che periodo di bunker è? Uno al fabbrichi e benessere. Voi state stati che forse andavo re, e adesso teste. Sei il rosone, vabbè, gli andi bumi saranno anche sti due. Però non che se i periri alla Murelia non ti corsa, gli ha capito quel che gli suggerai e non si fa più in cantina al ciacca. Sappia il puoc? Beh, che sia poco una massa, alle so. Beh, so che una volta uno periri ci aveva sti 4 mila franchi al mese e te con la loro spendeva 200 franchi. Adesso c'è un mezzo milione, o gli vuoi più 4 mila franchi, o gli vuoi. Ma non c'è così, c'è anche in tre. Questo è vero, ma io vi lo so. Adesso però in bel mica più vita. E non che se gli imperieri lavora, lui è però
far fortuna però che te mezza cal brutto e cal farsi te viene che stai di bello male la zenta lei va per l'amore a poesia ma tu che in la radio mi da seva dal più bello canzonello a marcorla di la pissi la cantiva vola colomba bianca vola di Claudio Villa anime e cose. Ma il corno che fu la minona, qualche sera una bambina l'ancondeva una poesia, qualche sentiva per la radio Claudio Villa che canteva le mie cose. Guardi, guardi, allora ho ancora qui in casa. Allora mi sentì? Così lo sentì. La musica, sonnella sottavosa, con la luce bassi bassi, rossi e blu, qualche scricchegna stretta e nascurosa. Come se torna a noi un stradase su ciò. L'era da truva, la piovia, la cosa che la scapitesse, la notte in tiglione. E spera anime e core, miracolosa, a immaginegna che la scurezza a noi. Alla staso di sogno, la è passata, non ce la sa più manco penora. La musica, purtroppo, la è cambiata. E un bel mago, sapesse che è d'allora. Forse la cosa alla riscoperta, non è dal volto, un pezzettino ancora. Dal punto la poesia, moi mondo, è fatta per parazzante come mi al vulcano che sborona da su moi. Ma se mica che la fatta mi spa, quando andare i lettere in casa, i lettere, aperte fatta. Che le lettere erano solo, che usavano più che sopra la nostra, se infine in che su, interpretavano. Ora? Adesso ti dico chi è quel che fa.